Siamo con Miglio, la prima che si è esibita questa sera qua al Live Rock, nonché finalista del premio Buscaglione. Descriviti in 30-40 secondi. Non lo so fare minimamente. Ci provo, ma mi chiamo Alessia Zappamiglio, in arte Miglio, vivo a Bologna ma vengo da Brescia. Ha finito? Senti, quali sono, hai fatto il tuo repertorio musicale qua al Live Rock? C'è una canzone a cui sei particolarmente attaccata? Come è nata e perché? Allora, hanno tutte una loro storia, sono ovviamente legata a tutto quello che scrivo, però sicuramente Tecno Pastorale, che è il penultimo pezzo che ho fatto, è un brano a cui tengo molto. L'ho scritto un anno fa, a casa a Bologna, ero da sola e poi l'ho finito in mezzo ai campi, infatti lo cita il testo. L'ho scritto in mezzo ai campi bolognesi, emiliani. Il Live Rock è un po' il festival che chiude un po' l'estate, no? Il settembre è un po' il capodanno, dopo l'estate ricominciamo. Com'è un modo migliore, secondo Miglio, per salutare l'estate e progettare l'inverno? No, questa domanda non è facile. È farsi un ultimo bagno al mare. Salutare e poi ricominciare a progettare altri bagni. Ti faccio una domanda che appena la faccio tutti ci guardano un po' storto, però poi dopo trovano stimoli per rispondere. Vai. Devo comprare il tuo disco, compro il tuo disco. Non so chi sei, ma cerco un modo per capire la tua personalità attraverso un'opera d'arte, un libro e una canzone. Quale? Cosa descrivono di questi tre elementi la tua personalità? Cosa descrivono? Cioè devo dirti... Il quadro dell'opera d'arte che ti descrive, il libro che ti descrive... Madosca, difficilissimo. Allora, il quadro... Ti posso dire che se vedi la copertina del disco... È in qualche modo un'opera d'arte, è stata fatta da un grafico molto bravo, Emanuele, quindi capisci già quello che la direzione è molto minimal. L'altro qual era? Il libro? Beh, il libro devi leggere di Pier Vittorio Tondelli, Altri Libertini, che è uno dei miei scritti preferiti, e cosa hai detto? Un album? Beh, un album è molto difficile, Joy Division, Pleasure. Primo loro uso. Cosa vorresti lasciare alle generazioni dopo di noi? Come vorresti che ti ricordassero? Non lo so, perché è una domanda impegnatissima, cioè molto impegnata, e non le generazioni. Io scrivo per me, poi spero che arrivi alle persone. È una domanda troppo impegnativa, non rispondo. Quindi parliamo di un futuro prossimo, i tuoi prossimi progetti. Beh, sto continuando a scrivere cose nuove e spero escano presto. Grazie. Grazie. Grazie.